Ciao Andrea, mi devi dare un vino che è aromatico, che proviene dal vitigno che è stato scomparso e anche che è molto versatile dal punto di vista degli abbinamenti. Partiamo dalla cucina italiana, andiamo in Oriente, cosa mi puoi consigliare? Allora Svetlana, il vino che ho pensato per te non può essere che Rouquet, fa anche rima. E ti spiego perché, ora la smetto con questa rima. Ma allora, tu mi hai chiesto un vitigno aromatico e in Italia tutti ti dicono la Malvasia, ti dicono che Gewurztraminer, ti dicono il Moscato, ma nessuno pensa a Rouquet, che pure è aromatico, cioè questa nota di ciliegia, questa nota di fragola, questa nota così intensa anche di vaniglia, pur senza fare legno, quindi aromatico tantissimo. Mi hai chiesto una che era perduto e qui c'è una storia bellissima. Questo era un vitigno che nessuno coltivava più perché nessuno riusciva a vinificarlo, nessuno riusciva a farne un vino, era troppo alcolico, troppo zuccherino, e quindi poi è stato recuperato per fortuna e Montalbera si è impegnata anima e cuore per farne un vino riconosciuto, importante nel Piemonte, versatile, lo vedi già dal colore, ma ancora di più quando l'assaggi. È un vino che non ha un corpo pesante, non ha tannini ingombranti, è piccante e aromatico con un tocco dolce al finale, quindi anche nella cucina orientale sta alla grande. E poi ovviamente in Piemonte un bollito, un vitel tournée, è il vino anche delle belle occasioni, delle grandi feste.